Buongiorno ai telespettatori, ben ritrovati a questa edizione delle 14 del TG6. Apriamo questa edizione con il bilancio approvato tra le polemiche. È arrivato dopo la mezzanotte il via libera dal Consiglio regionale al bilancio di previsione 2022-2024. Un iter difficoltoso anche a causa di positività al Covid riscontrate durante la mattinata. Critiche giungono dalle opposizioni che continuano a denunciare l'immobilismo della Giunta Marsilio. Recanati. Tra tante chiacchiere, la regione Abruzzo ha la sua finanziaria, è una regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione, ma non ci sono tasse aumentate. Grazie. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, al termine di un'assise molto faticosa, segnata dal Covid, che ha messo a rischio i numeri della maggioranza. Il percorso tortuoso era cominciato già in mattinata quando il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole, ma con riserva nei confronti del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, riserva legata al fatto che, come prevede la legge dello Stato, non è stata approvata la delibera consiliare con il piano di rientro del disavanzo, oltre 360 milioni di euro. Comunque in tarda notte, ben oltre la mezzanotte, il sì all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni. Evitato così l'esercizio provvisorio, ma proprio il via libera con riserva fa correre il rischio di un'impugnazione successiva. Una lacuna gravissima la definisce Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che mette in pericolo quanto previsto finora, rischiando di far pagare le conseguenze agli abruzzesi. Evidenti le difficoltà emerse dopo la pandemia, prosegue la pentastellata, ma non sono comunque sufficienti a giustificare i 3 anni di legislatura in cui non si è cambiato niente. Non v'è traccia del piano di rientro sul deficit, e parliamo di un disavanzo di circa 360 milioni di euro, per cui la constatazione è che la Giunta Marsilio navighi a vista, non abbia alcuna programmazione e purtroppo l'Abruzzo sia in una totale incertezza. Un documento pieno di errori, lacune, caotico e confusionario che ancora una volta non programma il futuro della Regione. Così i gruppi del centro-sinistra sul voto espresso sul bilancio, ma a far scatenare le ire, soprattutto quelli dell'ex assessore al bilancio Silvio Palucci, il colpo di coda arrivato intorno a mezzogiorno, con il quale Sospiri ha cancellato 26 articoli su 37 del documento prodotto dalla Giunta Marsilio. Addio all'aumento, alla diminuzione del taglio delle tasse, che era la più grande promessa di Marsilio e della sua giunta. Mobilità passiva, disavanzo in sanità, taglio al TPL, al trasporto pubblico locale, al diritto allo studio, al sociale. Ce n'è tanto per dire che questa giunta lenta è bocciata, bocciata non solo da noi, ma dallo stesso Presidente del Consiglio e dai revisori. Voltiamo pagina. Lunghe file all'esterno di alcune farmacie in queste ore. Sono molte le persone in attesa di fare il tampone. Per noi Paolo Renzetti è andato all'esterno di una farmacia di Pescara. Sentiamo. Capodanno in fila per fare i tamponi anche a Pescara, come nelle altre città del paese. All'esterno di numerose farmacie questa mattina c'era gente ad aspettare di poter fare l'esame o attendere il risultato del tampone antigenico, considerando poi la chiusura delle farmacie nelle giornate del 1 e del 2 gennaio. Nessuna isteria all'esterno, ma grande responsabilità per poter avere la notizia positiva e poter passare qualche ora di festa in famiglia con il tampone negativo. Tanta gente in fila fuori alle farmacie di Pescara, una trentina di persone qui all'esterno. Lei da quanto tempo sta facendo la fila? No, noi abbiamo fatto la fila, adesso stiamo attendendo i risultati, abbiamo fatto la fila una mezz'oretta. Insomma, fare questi tamponi a Capodanno non è il massimo. Però sono preventivi, mia figlia lo ha fatto perché vorrebbe festeggiare e quindi tutti i compagni hanno fatto il tampone. Insomma, un Capodanno un po' particolare, con i tamponi, insomma, non si potrà fare festa come si pensava. Però con i tamponi siamo tranquilli. Quindi... Tu vai a scuola? Sì. Insomma, anche a scuola c'è un po' di preoccupazione. Eh sì. Del resto, anche quando torneremo saremo molto preoccupati, perché chiaramente sarà inevitabile che ci saranno stati dei contagi e quindi dobbiamo stare molto attenti, ma dobbiamo stare attenti adesso e quindi non pensare che perché abbiamo il Green Pass tutto sia tranquillo, dobbiamo sempre essere molto accorti. E lei è in fila per i tamponi o deve attendere il risultato? Dobbiamo aspettare il risultato, ma è solo una sicurezza in più visto che siamo tutti vaccinati, quindi speriamo bene. Da quanto tempo siete in fila? No, adesso 10 minuti per aspettare il risultato, poi abbiamo fatto. Il suo figlio? Sì.
Tu pure hai fatto il tampone? Io l'ho fatto, lei no. Ah, insomma, si fanno i tamponi invece di festeggiare il Capodanno. Non fa niente, tanto il Capodanno lo festeggiamo stasera. Questi tamponi a Capodanno, nessuno se l'aspettava. È normale che si facciano perché la pandemia esiste, quindi l'unica soluzione è questa, quindi andiamo avanti. Ed è ufficiale, in Abruzzo le scuole riapriranno il 10 gennaio. L'assessore Quaresimale ha firmato l'ordinanza con cui posticipa il ritorno sui banchi per effettuare tamponi a tappeto agli studenti. Intanto 33 istituti abruzzesi riceveranno i fondi del FSE per la didattica a distanza. Giuseppe Dintino. Gli studenti abruzzesi torneranno sul banco di scuola il 10 gennaio e non il 7. Con un'ordinanza firmata oggi, l'assessore regionale all'istruzione, Pietro Quaresimale, ha deciso di posticipare l'inizio delle lezioni. Tra l'8 e il 9 di gennaio, infatti, si procederà allo screening di massa degli studenti, così da garantire un rientro in sicurezza. Abbiamo deciso di posticipare la riapertura delle scuole al 10 gennaio e quindi non più il 7, così come da calendario scolastico. La motivazione del posticipo è dovuta al fatto che vogliamo fare uno screening di massa agli studenti con il supporto del Ministero, che ci darà anche l'aiuto tramite l'esercito. Stiamo valutando gli ultimi dettagli dell'operazione. In che modo gli studenti abruzzesi verranno raggiunti e sottoposti al test, però, resta ancora da capire. Altro nodo per la riapertura delle scuole è quello del trasporto pubblico. In base all'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, dal 10 gennaio sarà necessario il Super Green Pass per salire sugli autobus. Stiamo lavorando insieme al Dipartimento Trasporti per cercare di attenuare la problematica, che comunque ne siamo al corrente perché veniamo già da un anno difficile, quindi cercheremo di mettere in campo ogni misura che possa attenuare il più possibile i contatti e comunque i contagi, quindi stiamo lavorando in sinergia per fare ciò. Siamo pronti, conferma il presidente della società di trasporto unico abruzzese. E noi siamo pronti perché, come sempre, abbiamo dimostrato di avere una flessibilità che in parte è mitigata dalla capacità delle prefetture di trovare dei raccordi con gli altri operatori del settore, a cominciare dai responsabili scolastici, i comuni delle città nelle quali operiamo e naturalmente la tua. Intanto 33 istituti scolastici abruzzesi che hanno vinto un bando potranno ricevere fino a 5.000 euro ciascuno. La somma totale di oltre 1 milione di euro è finanziata col Fondo Sociale Europeo e servirà all'acquisto di device mobili per la didattica a distanza. Per acquistare degli strumenti informatici e da consegnare in comodato gratuito a quelle famiglie bisognose che non hanno la possibilità di acquistare appunto dei computer per i propri figli. Quindi vogliamo far sì che tutti gli studenti abruzzesi abbiano gli stessi diritti e nessuno rimanga indietro. Un altro bando che permetterà alle scuole di acquistare strumenti informatici sarà aperto verso la metà di gennaio. E manca solo l'ufficialità, il nuovo hub vaccinale di Pescara, che si affiancherà a quello di Porta Nuova, aprirà al Palafiere di Via Tirino, dove per un anno i pescaresi hanno già effettuato le vaccinazioni. La conferma arriva ai nostri microfoni dal sindaco Carlo Masci. Sindaco, allora, state lavorando senza sosta con la ASL per individuare dei locali adatti per aprire un nuovo hub vaccinale, mancherebbe solo l'ufficialità, possiamo dire, si dovrebbe tornare al Palafiere di Via Tirino, è così? Questa settimana è esplosa la necessità di fare più vaccini rispetto a quelli che stiamo facendo al centro dell'ex stazione di Porta Nuova, sia per gli adulti che per i bambini. L'ASL mi ha informato di questo immediatamente, ma abbiamo visto le file che ci sono di persone che senza prenotazione sono andate a cercare di fare il vaccino. E allora mi sono messo subito in moto, ho telefonato al presidente Danelli, sempre disponibilissimo devo dire, gli ho chiesto quali spazi avesse al Palafiere, mi ha detto che al primo piano di quell'edificio
a un'area di circa 1000-1500 metri quadrati che potrebbe essere utilizzata. Faremo il sopralluogo immediatamente per verificare la possibilità di utilizzare quello spazio. Se sarà possibile, sicuramente lo utilizzeremo, riorganizzeremo le vaccinazioni in quello spazio, lasciando anche il centro alla stazione, perché così i pescaresi avranno più opportunità, perché è importante vaccinarsi. Non possiamo scherzare con questo virus che è sempre così subdolo, aggressivo. Ci sono troppi casi di persone contagiate, quindi il comune, come al solito, si attiva, lo fa in tempi brevissimi. La comunicazione dell'ASG è arrivata l'altro ieri, noi ieri ci siamo attivati, già siamo operativi, stiamo trovando le risorse, perché per ogni passaggio occorrono risorse economiche, le troveremo, quindi sono certo che all'inizio dell'anno, con la disponibilità dei medici degli operatori sanitari che l'ASL dovrà mettere a disposizione, ma la collaborazione con l'ASL è pienissima. L'appello del sindaco di Pescara ai pescaresi: avete annullato tutti gli eventi, ovviamente, come in tutta Italia, insomma, qual è il suo appello ai cittadini di Pescara? Noi abbiamo annullato tutte le iniziative, era giusto farlo. In questo momento purtroppo non possiamo festeggiare come vorremmo, come tutti vorrebbero. Le feste natalizie riacquistano più il sapore della tradizione, con i familiari, con i parenti più stretti, in numero non esagerato. Dobbiamo stare attenti, speriamo che passi presto questa vicenda bruttissima che oramai stiamo vivendo da 2 anni. Io da sindaco vorrei dire: divertitevi tutti quanti in piazza, è un capodanno diverso, ma i sentimenti per i familiari, per le tradizioni, per la nostra cultura, per la nostra religione, ci sono sempre. Questo è il Natale, queste sono le feste natalizie. Voltiamo pagina. Nei giorni scorsi a Chieti è stata riportata alla luce una tomba di età ellenistica con un sontuoso corredo funerario. Dalle prime valutazioni dimostrerebbe che l'antica Chieti aveva scambi commerciali ed un elevato livello di benessere. Una scoperta archeologica straordinaria a Chieti, che potrebbe portare a rivedere la storia della Teate preromana. È stata rinvenuta durante gli scavi di riqualificazione in piazza San Giustino una tomba con una ricchissima sepoltura ellenistica risalente al IV-III secolo a.C. È scampata miracolosamente ai vari tagli in profondità effettuata nei secoli scorsi per la costruzione delle cisterne romana e ottocentesca. Inusuale per la forma quasi quadrangolare e per le dimensioni, la tomba è unica nel suo contenuto. Una donna, minuta nelle proporzioni ma robusta per l'ossatura, posta in posizione supina. Doveva essere una donna di rango, poiché è accompagnata da un ricchissimo corredo di vasi bronzei e di ceramica. Questi ultimi, di provenienza Apula, anche se ancora da studiare con precisione, dimostrerebbero che la Chieti Teate era già ricca e aveva scambi commerciali di lungo raggio. In altre parole, nella Chieti del IV-III secolo a.C. ci doveva essere una classe dirigente abbiente e benestante che onorava i defunti con corredi ricchi e ricercati. Lo studio dell'inumata e dei manufatti rinvenuti inizierà con l'anno nuovo e gli scavi per la riqualificazione di piazza San Giustino proseguiranno, poiché, come dichiara la direttrice dei lavori Rosanna Tuteri, una tomba non è mai isolata. E parte ufficialmente la nuova consiliatura della provincia di Pescara. Il presidente Ottavio De Martinis, nei primi giorni del 2022, avvierà i primi contatti con sindaci e dirigenti scolastici per capire quali sono le esigenze da mettere in campo e quali nuovi progetti. Sui banchi delle province torneranno a sedere gli assessori. Per Pescara non sono ancora stati scelti, ma potrebbero venir fuori a seguito di tavoli politici. Stefano Recanati.
con il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Innanzitutto in programma il primo consiglio provinciale, ecco, quindi la prima sfida verso il futuro di una nuova provincia che avrà sicuramente degli obiettivi da qui ai prossimi anni da rispettare. È un primo atto di una consigliatura che ci auguriamo possa essere, siamo certi, sarà fruttuosa per il territorio, un territorio che ha bisogno di interventi soprattutto per quello che riguarda la viabilità, ma anche di interventi a livello scolastico per quello che riguarda le strutture. Come detto nei giorni scorsi, subito dopo le feste inizierò una serie di interlocuzioni sia con i sindaci che con i dirigenti scolastici al fine appunto di ragionare le esigenze e concretizzare sul territorio dei progetti che possano essere funzionali e possono risultare in qualche modo importanti per la vita della nostra provincia. Anche a causa del Covid si aspetta che lo Stato possa dare una mano in più a queste province che negli anni sono state depauperate anche di risorse fondamentali per operare. Sicuramente la riforma che si sta ragionando per le province è volta a dare uno strumenti in più sia di carattere prettamente amministrativo ma anche finanziario. Ecco, mi auguro che davvero il governo concretizzi quello che ha pensato, perché come diciamo poco anzi la provincia ha delle responsabilità e delle competenze sul territorio. Per chiudere ricordiamo che torneranno anche gli assessori a far parte della giunta provinciale, ha già le idee chiare in merito o anche per questa scelta ci saranno da affrontare dei tavoli politici? Sicuramente ci saranno dei tavoli politici, al momento non ho pensato a questo ma ho pensato soprattutto a come organizzare e a che cosa fare. Certo è che qualora arrivassero questi tre assessori sarebbero per me un qualcosa di positivo, considerando che la provincia di Pescara peraltro è molto estesa e quindi avere qualche forza in più sul territorio non guasta. Il Covid ci offre una nuova solidarietà. Alla fine di un anno difficile abbiamo voluto ascoltare Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi Chieti Vasto, per lanciare un messaggio di solidarietà e di speranza che ci guidi in questo nuovo anno. Monsignore, sul volgere della fine di questo anno, un suo personale saluto e augurio per i nostri telespettatori, ma anche per tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande incertezza già da tempo. Credo che l'augurio che tutti desideriamo è la liberazione da questa schiavitù del Covid, che è una schiavitù sotto molti profili, anzitutto quello della paura. Io vedo che c'è tanta paura in giro, c'è paura negli anziani che sono stati i primi ad essere colpiti, c'è paura nei giovani che restano spesso incollati davanti al web e non riescono ad uscirne, c'è paura nei lavoratori che si trovano di fronte alle sfide del tutto inedite di dover lavorare in queste condizioni di difesa, cautela, protezione e al tempo stesso con consapevolezza del rischio. Proprio per questo essere liberi dalla paura, essere liberi da questa minaccia, credo che è quanto noi tutti desideriamo nel profondo del cuore. Come uomo di fede io chiedo al Signore questo dono per tutti, la liberazione dal Covid, dal flagello del virus e il coraggio di guardare avanti in maniera solidale, non chiusi ciascuno nel proprio desiderio, nel proprio egoismo, nella propria volontà di uscirne, ma insieme, sapendo che da un pericolo come questo non si esce se non con una più grande solidarietà e quindi responsabilità intesa a garantire e proteggere tutti e non solo noi stessi. Quanto diceva Papa Francesco una volta, quanto di peggio potrebbe essere uscire da questa pandemia senza trarne alcun insegnamento o frutto. Il grande frutto che dobbiamo trarne, io credo, è una nuova solidarietà fra tutti, soprattutto verso i deboli, e un nuovo coraggio, una nuova speranza riposta in Dio per ciascuno di noi, per non fermarci, per non restare prigionieri del passato, per guardare avanti e costruire insieme un futuro migliore per tutti.
E siamo allo sport, 60 domande e 60 risposte per narrare la storia della città di Teramo. Le risposte sono quelle di Luigi Ponziani, storico della città abruttina e raccolte in un libro rappresentato e presentato alla Sala Ipogeo. Naturalmente il servizio non è della pagina sportiva, sentiamo. Questa edizione del Natale Teramano l'amministrazione ha fatto sì che in qualche modo fosse fortemente caratterizzata da un'impronta culturale e per questo abbiamo più volte riempito la Sala Ipogea con una serie di iniziative e di appuntamenti che ci hanno consentito di riscoprire quello che è lo straordinario patrimonio artistico culturale che abbiamo nel nostro territorio, così come siamo riusciti a disseminare in tutto quanto il centro di Teramo iniziative che coinvolgessero il mondo della cultura, a cominciare dalle presentazioni di libri che hanno accompagnato i teramani in questa prima fase del Natale Teramano e da una serie di altre iniziative di carattere culturale. Il libro è nato per una idea di Edoardo Caroccia della Textus Edizioni, il quale ha varato una collana di libri intervista nei quali gli storici raccontano le città d'Abruzzo. Dopo L'Aquila, dove Raffaele Colapietra ha raccontato appunto il capoluogo della nostra regione, è stata la volta di Teramo e per Teramo come storico Caroccia ha scelto Luigi Ponziani, che appunto è uno dei nomi insigni della nostra cultura in ambito storico e non solo in ambito storico per quanto riguarda la nostra regione. Io ho avuto il piacere di poterlo intervistare, di fargli queste 60 domande perché tante ne prevede il progetto editoriale, 60 domande per 60 risposte, ripercorrendo la storia di Teramo dalle origini preromane agli anni 80 del Novecento. C'è tutto lo sguardo di uno storico che riesce mirabilmente a unire allo sguardo d'insieme la capacità di approfondimento critico anche con una modalità discorsiva e libera come un'intervista. Il libro si presenta non soltanto come una storia riassuntiva e molto agile, veloce inevitabilmente del passato, ma anche come tentativo di cogliere gli elementi di difficoltà, di crisi, ma anche di, le possibilità che anche in momenti difficili come il secondo dopoguerra, gli ultimi decenni, la città ha vissuto. Da questo punto di vista la città è tale e riesce a esprimere la propria identità nella misura in cui non si richiude in se stessa ma propone e si propone come capoluogo e capace di cogliere egemonicamente le esigenze di più vasti territori. Ce la fa Teramo ad essere anche questo? Questo non dipende ovviamente da me e dallo studioso di storia, ma dipende anche chi poi concretamente, soprattutto negli ultimi decenni, ha avuto e avrà il compito di governare e dirigere questa città. E ora siamo allo sport, la retrocessione in Serie C a distanza di 11 anni è il fatto principale che caratterizza il 2021 del Pescara, un anno particolarmente brutto per il club biancazzurro che ripercorriamo in questo servizio. Andrea Costantini. Se il 2020 era stato un anno negativo per il Pescara, tra pandemia e risultati negativi, con un solo acuto, lo spareggio salvezza col Perugia, il 2021 va agli archivi come uno degli anni peggiori della storia del Pescara. Quella amara retrocessione in C che era stata scampata alcuni mesi prima è diventata realtà e il Delfino ha fatto poi fatica a immedesimarsi nella categoria inferiore, tanto che, anche ben prima della chiusura dell'anno solare, sono andati già in soffitta a propositi di vittoria del campionato. I numeri raccontano di una prima parte in Serie B nella quale il Pescara ha collezionato 19 punti in 22 partite, appena sotto il punto di media. Solo 4 le vittorie a fronte di 7 pareggi e 11 sconfitte. Nella stagione di Serie C, con la prima di ritorno già giocata, ultimo impegno del 2021, il bilancio è di 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. E dire che questo 2021 si era aperto con l'apice della rincorsa salvezza del Pescara, che sotto la gestione Breda si stava risollevando. La vittoria in casa della Reggiana, firmata da Scognamiglio, chiudendo il match con 9 uomini, aveva portato il Pescara per la prima volta in zona salvezza, ma dopo la sosta un nuovo tracollo. I massicci interventi di mercato non danno la svolta, Breda va in confusione, la squadra è un colabrodo. Un punto in 6 giornate, il presidente Sebastiani dà il ben servito all'allenatore trevigiano e chiama Gianluca Grassadogna, il quale si impegna sin da subito per ricaricare un ambiente depresso, ma i senatori, verso i quali la società punterà il dito a
fine stagione, non spingono la rincorsa. Dei nuovi arrivi il solo esperto De Sena dà una mano alla causa, Odgaard è acerbo e gli altri neoarrivi fanno molto male, compreso il figliol prodigo Macin. Con Grassadonia arrivano 5 punti nelle prime 3 gare, ma il KO casalingo il 90° con l'Ascoli è una mazzata praticamente definitiva. Un altro guizzo d'orgoglio, il 3-1 col Pisa, poi il Covid irrompe nello spogliatoio del Delfino nel bel mezzo della doppia trasferta lombarda Monza-Brescia. Al Rigamonti anche un malore coglie l'allenatore biancazzurro, lo stop per il virus fa tornare in campo il Pescara dopo 17 giorni senza allenamenti di gruppo, ma le ultime partite sono solo una agonia in attesa del verdetto matematico che arriva nella trasferta di Cremona del 7 maggio. Dopo 3 giorni anche l'onta di lasciare quella Serie B che era stata riconquistata 11 anni prima nel vedere la Salernitana festeggiare all'Adriatico la promozione in Serie A. In una lettera sul sito il presidente Daniele Sebastiani si scusa con la città e i tifosi per la retrocessione. Seguono settimane di attesa per la nomina delle nuove figure chiave della ripartenza. Escono intanto di scena i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti e il team manager Andrea Gessa. A metà giugno, sciolte le ultime riserve, Luca Matteassi, direttore sportivo, l'esperto Gaetano Auteri, fautore del 3-4-3, per la panchina. Drudi e Memusciai sono i superstiti di una rosa rinnovata e nella quale restano anche Valdifiori, fuori dal progetto tecnico, e un Galano con la testa altrove. Il rinnovato Pescara parte bene, fa risultati, il gioco non convince ma si intravedono margini di crescita. 12 punti nelle prime 6 partite, più 2 vittorie di Coppa. Ottobre però è un mese nerissimo, il KO interno con la Reggiana manda in tilt la squadra e ne mina le convinzioni. In 10 partite il Delfino ne vince solo 2, Reggiana e Modena, dietro di loro il Cesena, scappano via. Biancazzurri eliminati anche in Coppa Italia dal Teramo. Auteri rinnega per un po' il suo 3-4-3, le pressioni della piazza, spiega il tecnico siciliano. Sul punto dell'esonero l'allenatore torna all'antico, fa scelte più decise, dà più spazio ai giovani e i risultati a dicembre tornano a sorridere. 10 punti nelle ultime 4 partite e il Pescara torna a vedere di nuovo positivo con l'auspicio di un 2022 più foriero di soddisfazioni. Fare peggio del 2021 in fondo sarà molto molto difficile. E per il Teramo si chiude un anno iniziato con grandi speranze che non ha riservato grandi soddisfazioni. L'eliminazione al primo turno playoff come la stagione prima, l'avvento di Guidi e l'addio di tanti big. Poi il passaggio di quote che ha reso il finale di annata molto in salita. Jacopo Forcella. Un 2021 che si chiude in maniera tribolata per il Teramo, ma che era iniziato il 9 gennaio con l'impegno interno contro l'Avellino al Bonolis e col pareggio per 1-1, che aveva confermato come il diavolo che aveva terminato l'anno precedente con la debacle di Bisceglie fosse formazione in grado di lottare sulla carta alla pari con le big del girone C che avrebbe abbandonato in estate. Ironia della sorte, il fallo da rigore di Diakité che spianerà la strada al pareggio irpino fu merito di Bernardotto, che non sapeva ancora che quello sarebbe diventato molto presto il suo stadio. Sulla panchina biancorossa c'era Massimo Pace, l'organico a disposizione di levatura decisamente superiore a quello attuale. Ma il 2021 non partì benissimo, non c'erano i vaccini e i rinvii erano l'ordine del giorno. Teramo che cade anche a Viterbo e poi ad ora di pranzo si riscatta con il Palermo 1-1 prima della vittoria col Bari. Unico squillo di un avvio d'anno con molte più ombre che luci. Il punto più alto con i pugliesi, unica gioia di una seconda parte che vede tante amarezze sotto la neve, la sconfitta contro la casertana di Federico Guidi fino al punto più basso, anzi ai punti più bassi, lo stop con la Vibonese e quello con la Cavese che era già destinata all'ultima casella del campionato. Un girone di ritorno che benché non somigli per nulla a quello di andata assicura comunque al diavolo la qualificazione alla post season. All'ottavo posto lo stesso dell'annata precedente, in un'ultima di regular season dai tanti incastri ma che i biancorossi risolvono presto, sempre con la Viterbese, per 2-0 con Ilari e Bombaggi. Si arriva così ai playoff in crescendo, ma il primo turno, come lo era stato il Catanzaro nel giugno prima, si rivela ancora fatale. Stavolta è il Palermo e non con un pareggio ad estromettere immediatamente il diavolo dalla corsa alla B. Floriano dal dischetto e Luperini mettono subito in chiaro le cose. Tutti a casa con qualche sorriso ma anche con un filo di amarezza per le meritate vacanze, che si aprono però con la lettera di Iachini del 18 giugno che annuncia che no, lui a queste condizioni non va avanti, i presupposti per proseguire non ci sono più.
L'iscrizione è a rischio, la città trema tra speranza e disillusione, ma intanto l'attuale presidente onorario, senza che nessuno lo sappia, comincia a tessere la tela di una trattativa per la dismissione delle quote che si concretizzerà soltanto in inverno. Alla fine Iachini resta e iscrive la squadra alla Serie C, stavolta però si torna nel girone centrale insieme al Pescara. E il progetto biancorosso va ridisegnato su nuove linee. Non più spese faraoniche, anzi, salutano Iaconi e Federico, anche Paci che va a Pordenone e la dirigenza non rinnova i contratti in scadenza di tutti i big in rosa. In più cede Salim Diakité alla Ternana e Santoro al Perugia per finanziare un mercato che viene affidato a Carlo Musa. In panchina va Federico Guidi, che si libera dalla Casertana, che invece in C non riesce ad iscriversi, e l'infornata di giovani da valorizzare ruota attorno ai senatori rimasti: Mungo, Piacentini, Arrigoni. Arrivano Azio Osmanovic, Rosso, Malotti e soprattutto Bernardotto, l'uomo a cui si affida il diavolo per l'atavico problema del gol. L'avvio di campionato incoraggiante, malgrado i punti stentino ad arrivare, a Chiavari all'esordio sconfitta immeritata, a Modena la partita migliore, benché arrivi solo un pareggio, ma il doppio stop con Vispesa Remolese nel doppio turno casalingo conferma che questa squadra deve farne tanta ancora di strada. L'ultimo posto con la Viterbese viene cancellato dal successo sui laziali di inizio ottobre, un mese nel quale le cose vanno più che bene. Prima del doppio stop però, nel finale, con Cesena e soprattutto Aquila-Montevarchi, gara che Guidi ricorderà per settimane nelle conferenze. Novembre è il mese migliore, in Coppa Viero risolve il derby col Pescara, riproposto in campionato 11 giorni dopo, quando Bernardotto finalmente si sblocca e rimonta il vantaggio sul rigore di Ferrari all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara. Sono i giorni della cessione delle quote da Iachini a Ciaccia, non tutto, il 60%, dopo il preliminare siglato qualche giorno prima. La città risponde con entusiasmo. Il 20 novembre, giorno della gara interna con l'Olbia, è quello del saluto della conferenza al Parco della Scienza, con l'amministrazione comunale intera, sindaco in primis, a dare il benvenuto ai soci di maggioranza che già detengono il Fiuggi. Da qui in poi però la storia cambia, perché il 25 il blitz della Guardia di Finanza sequestra i beni dei due fratelli e le quote del sodalizio biancorosso. Sequestri non convalidati due giorni dopo dal GIP, che sembrano riportare il sereno fuori dal campo. Perché in campo lo squillo inaspettato del pomeriggio uggioso di Pontedera rimarrà un unicum rispetto a prestazioni senza nervo del Teramo, rullato da Carrarese, ancora Matelica, Reggiana e Dentella, all'ultima del 2021. Impegni che si intrecciano con un nuovo sequestro dei beni dei Ciaccia, con la COPS che ancora non dà l'avallo definitivo al passaggio delle quote di novembre, una classifica che piange, un mercato semibloccato e Iachini che annuncia di rinunciare al PEF sul Bonolis mettendo in vendita la concessione. 12 mesi dunque vissuti pericolosamente, il passaggio al 2022 ad un Teramo ridotto così può solo fare che bene. Il volley domenica alle 16 e non alle 18, l'impavida Ortona, Covid permettendo, ospiterà in uno scontro diretto per la salvezza il Brescia. Sarà una delle poche gare in programma, rinviato infatti finora il 50% delle partite in A2. In A3, la prima di Coppa Italia, prevista pure per domenica 2, è stata rinviata al 19 gennaio, ma la precarietà del momento ha indotto molte società di A2 e non solo a chiedere uno stop dei campionati per il prossimo mese. Quanto alla A2 femminile, col nostro Altino e alle 7 formazioni abruzzesi in B, se ne riparlerà almeno sulla carta l'8 e il 9 gennaio. Ed è tutto per questa edizione del TG6, l'appuntamento è per questa sera alle 19 con l'edizione serale. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.